Vi confesso che sono emozionatissima, poi sono anche la prima e inizieremo parlando di una cosa leggerissima, morte e lutto. Ve lo dico già, così ci prepariamo, cercherò di farlo comunque con l'ironia che insomma un po' mi contraddistingue. Una persona che ha perso una moglie o un marito. È vedova. Una persona che ha perso un padre o una madre è orfana. Ma come si chiama un genitore che ha perso un figlio o una figlia? Questa domanda è nella mia testa da circa 2 anni, da quando è morto quello che era mio marito. Io sono una vedova, ma i suoi genitori che cosa sono? Per me è sempre stato confortante avere le parole per definire le cose. Mi aiutano a mettere a fuoco i pensieri e la realtà. Se ho una parola per dirlo, quella cosa esiste. Quella cosa prende senso. E quindi io sono una vedova. Vedova è una parola che ogni tanto è stata anche una gabbia per me, soprattutto quando magari le persone vengono da me e mi vogliono insegnare come devo vivere il mio lutto. Grazie, il lutto è mio, me lo gestisco io. Ma è una parola che io ho, che posso decidere se usare o non usare. Posso decidere con chi usarla, come usarla. Posso scherzarci sopra anche. È una parola che mi permette di essere irriconoscibile da parte di altre persone che, come me, hanno vissuto la stessa esperienza. Immaginate una specie di club della vedovanza in cui sorseggiamo gin tonic e cerchiamo di fare piani per goderci al massimo quello che ci resta della nostra vita, visto che ne abbiamo solo una, no? E io ho questa parola a cui mi posso aggrappare, ma i genitori di quello che era mio marito non hanno una parola per definirla, per definirsi. Le parole per me sono qualcosa di molto importante perché se ho le parole per definire le cose, quelle cose sostanzialmente esistono. A me però negli ultimi 2 anni, in cui sono cambiate molte delle mie geografie emotive e queste geografie emotive continuano a cambiare, queste parole mi sono mancate spesso e francamente per una logorroica che ha fatto delle parole anche il proprio mestiere è abbastanza fonte di disappunto, ecco. Ma come si chiama una persona che ha scelto di non avere dei figli, con coscienza, con etica? E come si chiama una persona che invece quei figli magari li vorrebbe, ma non li può avere, magari per motivi di salute o per impedimenti legali? Come si chiama una persona che non si identifica completamente ed esclusivamente nel genere maschile o completamente ed esclusivamente nel genere femminile? Non va avanti. Come si chiama una relazione che è romantica ma non è sessuale? O come si chiama una relazione che è sessuale ma non è romantica? Come si chiama quella famiglia
che si sceglie, che è diversa dalla famiglia biologica e che è diversa dalla famiglia basata magari su un legame monogamo, sentimentale e romantico, ma è altrettanto importante, se non di più. Ecco, a me negli ultimi 2 anni sono mancate tante parole, effettivamente, però per me è cruciale avere le parole per definire le cose, e quindi anche se in italiano quelle parole non ci sono, io ho cercato di inventarle, ho usato delle metafore, ho preso in prestito parole da altre lingue, da altri campi. Per me le parole sono importanti perché mi permettono di trattare con gentilezza e rispetto tutte le persone. Mi permettono di conoscerle, di rispettarle, di conoscere la loro storia. Mi permettono di avvicinarmi a loro e quindi questo per me è veramente la prima cosa da fare è partire dai nomi propri. Io ho pochissima memoria e però cerco, mi sforzo di ricordarmi i nomi delle persone che mi vengono presentate, anche se sono dei nomi magari che non ho mai sentito prima e che sono difficili da pronunciare. Sto cercando di vendere la mia macchina da un po' di tempo e di recente ho ricevuto questa telefonata e insomma questa persona interessata a comprare la mia macchina, io mi sono messa un po' d'accordo, ok, ci sentiamo tra un po', però lasciami il tuo nome così ti salvo in rubrica e così ti richiamo. Surendra, mi ha detto, però mi puoi chiamare Andrea, voi in Italia fate fatica. E io ho pensato a tutte le volte che ricevo magari un'email che inizia con ciao Elisa invece che ciao Elena, e capita molto più spesso di quanto possiate credere, e ho pensato a come mi sento, totalmente invisibile. Diamine, almeno il mio nome, cerca di non sbagliare, almeno quello. E quindi gli ho detto, Surendra, se preferisci che ti chiami Surendra, io ti chiamo così. E ho pensato alla sottile violenza che Surendra prova ogni santo giorno, vivendo in Italia, a parlare con noi, che non ci ricordiamo il suo nome. Lui ha scelto di cambiarlo, quel nome, per renderci più facile la vita. E io ho pensato, ma io sarei disposta a rinunciare al mio nome per facilitare la vita di una persona che manco conosco? Ecco, le parole sono importanti perché ci permettono di entrare in contatto con l'altra persona, ci permettono di creare una connessione. Le parole poi sono collegate strettamente al pensiero e alla realtà, sono il riflesso di un'ideologia, rispecchiano i rapporti di potere e di classe di una società. Il linguaggio non è un semplice mezzo di comunicazione. Possiamo vederlo anche come uno strumento potentissimo di manipolazione della società. Ma il linguaggio è anche molto democratico. Letteralmente chiunque lo usa, tutti i santi giorni. E quindi attraverso le parole che sceglie ha il potere di plasmare la realtà e il pensiero
propri e altrui. Il linguaggio, proprio come la realtà e come il pensiero, è in perenne evoluzione. Questo significa che nascono costantemente parole nuove. Nascono parole nuove tutte le volte, per esempio, che inventiamo un oggetto che prima non esisteva. Pensiamo, per esempio, al computer o alle automobili prima. Nascono parole nuove anche quando nascono nuovi concetti, nuove azioni, come per esempio selfie o scrollare. Nascono nuove parole tutte le volte che nella società ci rendiamo conto che abbiamo bisogno di adeguare la lingua per raccontare la nostra realtà, per raccontarci meglio. Questo è successo, per esempio, con la parola femminicidio, che il secolo scorso, quindi poco più di 20 anni fa, non esisteva in italiano. Femminicidio è una parola che è stata usata in ambito giornalistico proprio all'inizio degli anni 2000 e adesso non ci ricordiamo più un mondo in cui questa parola non esiste, no? Tutti noi sappiamo che femminicidio è quella violenza nei confronti delle donne compiuta perché sono donne, che può sfociare anche nell'omicidio. Prima che cosa si usava? Si parlava di omicidio, molto banalmente, o addirittura di delitto d'onore. Cosa è successo? La società ha visto un problema e quindi ha deciso di adeguare la lingua. Questo è successo anche con un'altra parola un po' meno famosa ancora, però magari dopo questa sera sarà ancora più famosa, che è abilismo. Abilismo è la discriminazione nei confronti delle persone con disabilità. Anche questa è stata usata per la prima volta in ambito giornalistico in italiano nel 2006, anche se è entrata nel dizionario dei neologismi di Treccani solamente nel 2022, grazie anche all'impegno di attiviste e attivisti con disabilità come Marina Cuollo, Simone Riflesso, Elena Paolini, Maria Chiara Paolini, Sofia Righetti. Grazie al loro impegno, loro ci hanno fatto vedere che esiste questa discriminazione e che quindi noi abbiamo bisogno di una parola per definirla. Nel podcast sulla razza, Nadisha Uyangoda, Maria Catena Mancuso e Natasha Fernando parlano di parole che ancora non esistono in italiano. Non esistono perché nella nostra società italiana e italofona non abbiamo ancora ben definito i loro referenti, ovvero le cose a cui queste parole si riferiscono. Una di queste parole è colorismo. Il colorismo è una forma di discriminazione nei confronti delle persone con la pelle molto scura che subiscono una discriminazione ulteriore rispetto a persone con la pelle comunque non bianca, ma più chiara. Ma possiamo vedere la lingua che si trasforma non solo introducendo delle parole che prima non esistevano, ma anche vedendo che alcune espressioni o parole vengono risemantizzate, acquisiscono dei significati diversi, nuovi. È il caso dell'espressione color carne, che Giuditta Rossi e Cristina Maurelli ci hanno fatto riflettere su questa espressione, che effettivamente è discriminatoria, perché pone la luce solamente su un tipo di colorazione della carnagione umana, ma è tutti gli altri?
La carnagione umana ha infinite sfumature e noi ce le stavamo dimenticando. Io sono una vedova e, beh, in questo momento effettivamente il mio privilegio di vedova forse sta, questo privilegio che mi ha permesso di vivere indisturbata per 2 anni, forse sta per finire, perché la gente sta ricominciando a chiedermi quando mi troverò di nuovo un bravo uomo da sposare. Però, ecco, io ho una parola. I genitori che hanno perso un figlio o una figlia, quella parola non ce l'hanno in italiano. In italiano non ce l'abbiamo. In altre lingue esistono delle espressioni per definire, ad esempio, i genitori che hanno perso un figlio o una figlia, come in tedesco verwaiste Eltern. In ebraico, una famiglia che ha perso un membro molto giovane della propria famiglia, insomma, si chiama shakula. In arabo, una madre in lutto si chiama takla. In inglese non esiste una parola, ma Carla Holloway, che ha perso il proprio figlio, ha proposto di usare viloma, che è una parola che deriva dalla stessa radice sanscrita da cui deriva anche la parola vedova. In italiano, perdere un figlio o una figlia è una cosa talmente spaventosa che non abbiamo una parola per definirla. Perché se non abbiamo una parola, quella cosa non esiste. O almeno possiamo fingere che non esista. E quindi adesso vi propongo una riflessione. A voi è mai capitato di raccontare un episodio della vostra vita e di non avere la parola giusta per farlo? Vi è mai capitato di essere descritte o descritti da parte di un'altra persona con una parola che non avete sentito esattamente come vostra? Vi è mai capitato di provare un'emozione, un sentimento che non sapevate nominare? Quali sono le parole che vorreste per descrivere il mondo in cui volete vivere o che sognate? Grazie.